Buongiorno a tutti, bentornati sul canale, benvenuti in questo nuovo video. Il video di oggi sarà un video vlog. Oggi è venerdì, quindi è weekend qui e ho deciso di portarvi con noi. Ho un po' di piani, quindi un po' di cose da fare questo weekend. Adesso vabbè, tempo per la colazione perché ci siamo praticamente appena svegliati e nel pomeriggio andremo al cinema, quindi andremo al centro commerciale e tra l'altro volevo passare, non so se voglio passare da Lululemon o da Under Armour, insomma volevo dare un'occhiata. E poi niente, cinema e poi questa sera torneremo a casa presto perché io domani mattina ho la, non so se ve lo ricordo, ve lo metto magari qua lo screenshot, vi ho postato nelle stories questa cosa perché domani faccio una corsa per l'awareness al cancro al seno, quindi praticamente c'è questa cosa e quindi mi devo svegliare presto domani mattina, quindi diciamo che ho tutti questi piani questo weekend, quindi volevo portarvi con me. Allora, mi sono spostata un attimo nella camera degli ospiti per farvi un veloce haul, diciamo, degli ultimi arrivi. Allora, alcune cose sono cose che ho comprato, altre sono cose che invece mi ha mandato gentilmente questo marchio. In realtà è un sito web che vende tante diverse cosine, quindi trovate veramente qualsiasi cosa, che si chiama Joom. Io non lo conoscevo prima che mi contattassero, però quando ho dato un'occhiata al sito veramente ho detto vabbè, no, devo accettarla questa collaborazione, poi ci sono troppe cose interessanti. Mi hanno mandato una cosa che vi farò una ripresa, ve la metto magari qua da qualche parte mentre parlo. Mi hanno mandato questa fontanella per l'acqua per il gatto, quindi ho finalmente la fontanella dell'acqua del gatto. L'ho subito provata appena arrivata, è stata la prima cosa che ho provato e tra l'altro è molto carina perché i colori sono insomma tipo bianco con i bordini oro rosa, quindi è molto carina ed è perfetta per il mio gatto. Ecco, non so se vi capita anche voi la stessa cosa quando comprate per esempio le cose per i vostri animali, in questo caso io il gatto, cerco sempre di avere una palette di colori che mantengo e quindi questo, diciamo, questa fontanella è perfetta per la palette di colori del mio gatto. Sembrerò matta, ma spero che anche qualcun altro faccia così come me. Poi lo stesso sito web mi ha anche mandato una cosa che in realtà volevo regalare ad Andrea, adesso bisogna capire se la utilizza perché me lo aspettavo un pelino più grosso, ed è questo zainetto di Xiaomi. È uno zainettino semplice sportivo. In realtà l'idea era quella di darlo a mio marito, di regalarlo a mio marito, perché in realtà zainetti ne ho tanti. Ho visto questo, volevo regalargliene uno, allora l'ho preso. Però è un po' piccolino forse per lui, però magari lo utilizzeremo comunque sia io che lui per magari, non so, se si va a fare hiking in montagna, portarsi dietro due cosine. È sempre una cosa utile, diciamo, avere uno zainetto così. E tra l'altro è super carino perché ha le taschine laterali, la tasca qua davanti con la cerniera, un'altra tasca laterale qui e poi, ups, dentro praticamente ci sta, non ci sta un computer ma ci sta tranquillamente un iPad, per dire, vi faccio vedere, e tra l'altro anche la parte un po' più imbottita dietro e qui una taschina. Quindi onestamente questo zainetto mi è piaciuto, sapete, per portarsi dietro magari le cose quando, ripeto, si va a fare magari una passeggiata, un hiking o cose di questo genere. Poi un'altra cosa che mi ha mandato sempre lo stesso sito web è questo, che è un nuovo smartwatch. Allora, dovete sapere che la batteria del mio Apple Watch ormai è praticamente andata e quindi sto cercando valutando delle alternative. Allora, praticamente ho deciso di prendere questo che mi ispirava un sacco, che adesso ce l'ho qua al polso. Il marchio si chiama Mibro Lite. Ho già scaricato l'app sul telefono, l'ho già utilizzato, tenete conto, per 3 giorni. E ragazze, sono rimasta piacevolmente sorpresa perché, allora, innanzitutto si carica, vabbè, mi piace un sacco come si carica in generale, non so per quale motivo questa cosa mi è rimasta impressa. Il caricabatterie praticamente è diverso rispetto a quello dell'Apple Watch, perché sembra una sorta di coppettina in cui appoggiate lo smartwatch. E in più, ragazze, adesso vi faccio vedere una cosa, io sono rimasta sconvolta da questa cosa. Sono 3 giorni che lo uso e ragazze vi faccio vedere quanto ha ancora di batteria. Aspettate, non so se si vedrà, ma ecco, adesso è scesa al 97%, cioè ragazzi ha il 97% di batteria da 3 giorni, cioè da 3 giorni, nel senso sta durando tanto. Aveva il 100%, poi è scesa un pochino perché l'ho usata tutto il giorno, l'ho usata per correre, non l'ho spento durante la notte, l'ho tolto ma non l'ho spento ed è rimasto 97% di batteria. Quindi praticamente non so ogni quanto caricherò questo smartwatch, perché effettivamente come durata per il momento mi sta stupendo, cioè rispetto al mio smartwatch, cioè scusatemi, l'Apple Watch, che normalmente non arriva neanche a fine giornata. Tenete conto che è un Apple Watch che ho comprato secoli fa,
ed è la serie 1, quindi adesso non so quelli nuovi, però essendo il mio molto vecchio, questo qua mi ha molto stupito perché appunto la batteria sta durando tantissimo. E quindi niente, quindi questo è il primo, ve ne parlerò sicuramente perché mi ha veramente stupito e mi piace un sacco il design. Niente, quindi sicuramente me lo vedrete prossimamente. Poi un'altra cosa che mi hanno mandato, sempre dal sito, ho selezionato io le cose, diciamo, mandato un tot da spendere, io ho selezionato, mi sono presa una nuova memory card per la macchina fotografica. Queste qua sono quelle della Kodak, ho preso la 256 GB, che tra l'altro è più grossa rispetto a quella che sto usando adesso in questo momento, infatti sono contenta di averla presa perché onestamente questa qua spesso è piena, perché a volte magari ci sono dei viaggi che faccio e registro il vlog e non voglio cancellare i video, non voglio perderli eccetera, quindi insomma rimane tutto lì sopra e mi dimentico sempre di toglierlo, e quindi niente, adesso ne ho un'altra. Poi invece passiamo alle cose che non c'entrano niente invece con Joom, sono cose che ho comprato io. Allora adesso vi faccio un po' l'aggiornamento perché rispetto all'ultima volta che ho fatto un vlog sono cambiate un pochino di cose, nel senso adesso sono veramente alla fine, verso la fine del dottorato, manca esattamente un mese, e tenete conto che ho iniziato a fare tutta una serie di cose che non pensavo mai più di iniziare a fare, insomma, a questo punto del dottorato. Mi sono fissata che mi sto allenando per una mezza maratona, quindi la butto lì, poi vedremo, insomma il prossimo anno dovrei avere questa mezza maratona, e quindi ho iniziato innanzitutto a allenarmi seriamente. Sto utilizzando una guida, vi lascio qua magari lo screenshot di come si chiama, è una guida per la mezza maratona di Holly Brooks, non so se la conoscete, si chiama Holly B qua su YouTube. Ho iniziato a seguirla già da un po' di tempo e poi a un certo punto mi sono fissata con questa cosa e ho comprato la sua guida di preparazione alla mezza maratona, e per prepararmi, diciamo, a questa cosa ho iniziato ad acquistare delle cose che mi mancavano, come le scarpe nuove. Ho voluto comprare un paio di scarpe da corsa. Queste qua le ho viste da, mi sembra che si chiami Tasha Green. Ho controllato più o meno come sono, se potevano andare bene per il tipo di piede, perché ho un piede largo, piatto, e tendenzialmente che appoggia un pochino esternamente, e queste qua ho letto che erano perfette per questo problema, e tra l'altro ho azzeccato il numero, ho preso numero, tenete conto che per le scarpe da corsa io vado sempre super abbondante perché sennò mi rompo le unghie dei piedi, e quindi ho preso un taglia 41, tenete conto che io sono 39 e mezzo, e però ho dovuto prendere la 41 e sono perfette, mi piace un sacco, sembra, quando ci camminate sopra sembra letteralmente di stare praticamente di correre su una nuvola, sono morbidissime, si chiamano New Balance Fresh Foam. Oddio, aspettate che mi sfugge il nome, ve lo scrivo perché adesso mi sfugge proprio come si chiama il modello. Comunque, Fresh Foam è questa parte qui, cioè questa parte qui è il Fresh Foam, e come vedete sono estremamente larghe, infatti sono perfette per il mio piede. Io ho cominciato a correre, mi sembra che quando ho cominciato, proprio durante il lockdown, correvo con delle ASICS, perché avevo le mie ASICS da pallavolo che andavano abbastanza bene. Poi quando ho iniziato a correre un po' di più, mi ero fatta consigliare da degli amici che utilizzavano per correre le Under Armour. Avevo comprato ben due paia di Under Armour, e questa Under Armour, mi sono resa conto che Under Armour veste bene i piedi stretti. Infatti io, il primo paio che ho comprato, ho iniziato a spaccarmi le unghie dei piedi malissimo, mi ricordo facevano male, quindi le ho archiviate. Ne avevo comprato un paio di una taglia e mezza in più e non abbassava neanche quello, proprio perché secondo me era troppo stretto lateralmente, perché evidentemente l'Under Armour vestono meglio piede stretto, e quindi ho dovuto archiviare anche quelle. Sono poi passata alla Nike, che veste invece piedi più larghi, mi sono trovata meglio, però ho deciso di investire in un paio un pochino più diciamo specializzato, e un pochino anche come dire, per corse un po' più lunghe, quindi ho preso queste qua e mi piacciono un sacco. Sapete che questo è il color Silvia, poi mi piace un sacco quando il color Silvia è abbinato nelle cose sportive a questo giallo verde acido tra virgolette, e niente, sono molto carine. E ho comprato tra l'altro anche, sempre ispirata da Tasha Green, magari vi lascio il suo video sotto, ho preso anche questi calzini di questo marchio che si chiama Shoe, non so se lo pronuncio giusto, sono apposta per fare racing, e li ho presi abbinati perfettamente alle scarpe, e sempre ispirata da lei perché anche lei li ha presi, e cioè guardate, adesso vi faccio vedere insieme, poi ve li farò vedere magari anche indossati perché tanto li utilizzerò domani, cioè vedete hanno lo stesso abbinamento di colori, e quindi quando l'ho visto ho detto vabbè, sentite, ok, magari qui i contenuti sportivi non vanno tanto eccetera, però al tempo stesso faccio contenuti di moda
e di conseguenza voglio anche essere abbinata quando corro. Vabbè, insomma, queste sono le mie fisse mentali. E siccome mi sono fissata appunto che mi sto preparando, allenando per una mezza maratona, mi sono anche iscritta ad una corsa. C'è una corsa questo domani in realtà, e quindi questo weekend, che è la Run for a Cure, che è per una sorta di campagna di sensibilizzazione per il cancro al seno. E mi hanno dato, in realtà io vabbè, ho pagato l'iscrizione e poi mi hanno dato il cappellino. Ci correrò credo domani, anche perché si corre la mattina, io corro di solito alla sera quando è già buio. E avevo un cappellino perché l'ho comprato in combinazione a Mallorca, però niente, mi sa che domani correrò con questo. E poi ci hanno dato, aspettate anche, quindi questo più che cose che ho comprato sono cose che ci hanno dato per l'evento. Allora vabbè, mi hanno dato il mio numerino con il microchip dietro per la velocità. Questo qua c'è, sì, c'è un timing chip dentro, quindi questo è il mio. E poi ci hanno dato, vabbè, il braccialettino in plastica. E poi ci hanno dato la spilletta. Adesso non so se si vedrà, ma è comunque sì, la spillettina. E niente, più o meno queste sono le cose che ho comprato in questo periodo. Sono per lo più cose sportive e cose appunto che mi hanno mandato. Ci saranno altre cose che vi farò vedere durante il video, perché mi devono arrivare altre cose ve li faccio vedere in un altro momento. E niente, quindi adesso vado, che devo andare a recuperare il nostro cibo coreano. Eccola qua, questa è la fontanella per l'acqua. È parecchio grossa, quindi secondo me sarà molto utile. Come vedete qui dentro è oro, oddio, ho tirato una crocchetta nel frattempo, oro rosa dentro, molto carina. Allora, in realtà mi sono resa conto che non vi ho fatto vedere anche delle altre cose che mi sono comprata, sempre delle cose sportive, ed è diciamo il motivo per cui in questo periodo avete visto un po' meno cose sia su Instagram che su YouTube, perché mi sono focalizzata letteralmente innanzitutto a finire il mio dottorato e poi sugli allenamenti sportivi, quindi sono stata un po' meno attiva proprio in termini di contenuti di moda, ecco. Vi faccio vedere cosa ho preso. Ho preso delle cose da Gymshark, ho fatto un ordine di Gymshark. Ho preso delle cose che erano in saldo. Ho preso questo short che mi piaceva un sacco, perché non so se notate che ha questa chiusura diciamo a tulipano davanti. Gymshark era un marchio che mi ha sempre ispirato, non l'avevo mai provato, anzi no, scherzavo, l'avevo già provato perché avevo comprato un completo su Vinted, me l'ho trovata molto bene e ho voluto provare delle altre cose, quindi ho preso questo short e ho preso anche una t-shirt nera. Poi vabbè, quando arriverà il momento appropriato vi parlerò del fatto che ho comprato delle t-shirt per allenarmi, cosa che di solito mi alleno in realtà più come invece adesso, quindi di solito con top e leggings, però insomma ve ne parlerò poi più avanti. E ho preso questa t-shirt che in realtà è una t-shirt nera semplicissima, semplicemente con scritto Gymshark dietro e poi ha il simbolo dello squalo di Gymshark qua davanti. E tra l'altro questa cosa che il simbolo sia uno squalo mi piace pure, perché sarà deformazione professionale da biologa marina. L'altra cosa che ho comprato, adesso farò un po' di difficoltà a farvela vedere perché è rossa, ho preso un mega borsone da palestra nuovo. Questo qua mi è piaciuto un sacco, innanzitutto perché è lucido, ha la scritta Gymshark qua laterale, si può portare a manico di qua e manico di qua, quindi si può portare letteralmente cioè così, e poi si può portare come un borsone normale, quindi così, oppure, cosa che utilizzo per lo più, lo si può portare come zaino, perché ha anche gli spallacci per farlo diventare zaino. E mi piace un sacco, infatti credo che lo utilizzerò, secondo me, anche per, non lo so, quando devo andare via per lavoro, che magari, allora vabbè, se fosse il mio lavoro normale probabilmente andrei via con un trolley, ma spesso quando si fanno viaggi legati al mio lavoro, quindi da biologa marina, spesso non si ha la possibilità di portare valigie rigide, soprattutto quando si vanno sulle barche, per esempio, devi portare questo tipo di valigia pieghevole, morbida, quindi un borsone, per facilitare diciamo gli spostamenti, anche poi lo storage, quindi il mettere via le cose durante la permanenza. E questo qua mi è sembrato ideale perché è abbastanza grande, non enorme, ed è perfetto, cioè ragazze mi è piaciuto un sacco. Tra l'altro c'era anche un codice sconto che ho potuto utilizzare, quindi ho comprato tutto scontato tra virgolette. E niente, quindi diciamo che questo è l'haul sportivo tra virgolette che volevo farvi. Adesso vado, che veramente devo recuperare il cibo coreano. Allora, abbiamo recuperato il cibo coreano di cui vi parlavo, e questa è la salsa di soia. Vedete, c'è dentro l'uovo e poi ci sono tutta una serie di verdurine, ve lo faccio vedere meglio dopo quando lo apriamo, e il riso in fondo. Questa invece è la versione per Andrea, questa qua è quella la salsa piccante, però lo stesso discorso, qua c'è l'uovo e le verdurine. Aspettiamo ancora una mezz'oretta e poi ce lo mangiamo. Eccolo qua, quindi verdurine, ci sono funghi, carote, questa insalata, qua sono dei peperoni, zucchine, questo non so cosa sia,
Oh, cavolo, forse non ho la minima idea. E poi sotto c'è il riso. Allora, mi stavo sistemando per uscire e mi sono resa conto che qui su YouTube non vi ho ancora fatto vedere l'ultima arrivata tra le mie borse. Allora, chi mi segue su Instagram già lo sa perché ve l'ho fatta vedere in anteprima tipo 2 giorni dopo, il giorno dopo averla comprata. Invece qua su YouTube non ve l'ho ancora fatta vedere, mi sono completamente dimenticata. Quindi adesso facciamo un mini unboxing della mia nuova borsa. Come vedete, di Longchamp. Allora, era da tanto tempo che non compravo cose di Longchamp e per la prima volta, aspettate, vi devo sistemare un attimino, vediamo un po' se riesco a non farmi cadere, sistemarvi un po' decentemente. Siete sul questo trespolo, diciamo, dove di solito i miei gatti si mettono. La borsa di Longchamp, come dicevo, l'ho comprata in aeroporto. Era da un po' che mi girava di comprare una borsa di Longchamp, devo ammetterlo. Ci stavo pensando perché ne ho avute tante in passato e ultimamente non so perché, forse di vederle eccetera eccetera, mi è tornato un po' l'idea di comprarla e ho deciso di acquistarne una. Adesso ve la tiro fuori. L'ho presa in un colore un po' insolito, diciamo, non proprio da Silvia, però sapete che era da un po' di tempo che cercavo una borsa rossa. Avevo avuto in passato la Camera Bag di Saint Laurent, ma non mi aveva convinto, infatti poi alla fine l'avevo venduta e quindi ho preso lei, eccola qua. E non è proprio un rosso rosso come quello della Camera Bag di Saint Laurent, magari vi lascio una foto qua per comparazione. Questo qua è proprio più un bordeaux ed è super carina, mi sa che la metto questa sera per andare al cinema. Ed è fatta in questo modo, ho preso la misura small perché tra l'altro con i manici corti, perché in questa dimensione ho provato sia quella con i manici lunghi ma non mi convinceva, sia quella più grande, quindi la medium, avevano anche, mi sembra, la large, ma non mi convincevano. E alla fine quella che secondo me stava meglio su di me, anche per la mia corporatura, per la mia altezza eccetera, e anche per il colore, secondo me era proprio questa qua. E alla fine infatti ho optato per questo colore, che tra l'altro ho scoperto da voi che è un colore continuativo. Io pensavo, siccome non l'avevo mai visto, credevo fosse un colore non continuativo. E però niente, insomma, questa è la nuova borsetta, ve la faccio vedere dopo indossata. Allora, vi faccio vedere velocemente l'outfit per questa sera per andare al cinema. E perdonate il casino alle spalle, ma questa stanza è praticamente una sorta di... avete presente quella stanza dove accumulate roba e nessuno ci va mai? Ecco, questa è quella stanza. Comunque, allora, ho messo su questo cardigan che è di Maison Celle Susi. L'ho comprato questo a primavera, mi pare. La cintura, questa qua... di Celine. E poi ho messo sotto questo jeans, che è un jeans largo di... Mousse et Bonbon, che è un marchio che ho scoperto a Palma di Mallorca e mi è piaciuto un sacco. E niente, questa è la borsetta, quindi ho deciso di mettere un outfit neutro con questa borsetta che, diciamo, spicca sull'outfit. Con le scarpe devo ancora decidere se mettermi probabilmente un paio di sneakers, pure non lo so, sono ancora un po' indecisa sulle scarpe, ve le faccio vedere dopo che cosa metterò. Poi vado a mettermi questa, che è la mia nuova spilletta di Cucù Suzette, non so se la conoscete, è questo marchio, questo logo qua, e fa queste pinzette super carine a forma di animale. Mi sono presa questa qua, che ha forma esattamente del mio gatto, cioè forma e colori del mio gatto. Allora, sono in macchina in questo momento, siamo nel traffico di Jeddah, e tra l'altro io mi sono dimenticata gli occhiali da sola a casa, infatti tutto il tempo che viaggio, tipo... strizzando gli occhi. E comunque siamo quasi arrivati al Red Sea Mall, che è questo centro commerciale dove c'è anche il cinema. E tra l'altro abbiamo fatto abbastanza presto, perché allora, stavamo aspettando il veterinario dopo pranzo, perché devo far fare i vaccini alla piccolina, insomma, che penso l'abbiate intravista in qualche storia o in qualche video, perché si infila sempre ovunque. E comunque è una gattina che sto fosterando. Come si dice in italiano fosterare? Stai adottando? No, perché non è adottare, e quando non so, se qualche gattara tra di voi, fatemi sapere. Fosterare è l'italianizzazione di un verbo inglese che è to foster, e praticamente vuol dire quando tu hai magari un gattino randagio che lo prendi a casa, te ne prendi cura per, sai, fare i vaccini, fare la sterilizzazione, tutto quello che devi fare, e poi lo metti per... lo fai adottare da qualcun altro, ecco, cerchi una famiglia, non so come si dica quel termine, insomma. E comunque, insomma, c'era questo veterinario che doveva venire a casa nostra per fare un po' di check up e dei vaccini al gattino, insomma. Abbiamo aspettato, il veterinario è arrivato prima del previsto, quindi siamo riusciti ad uscire anche un po' in anticipo. E quindi niente, adesso volevo fare un giro, volevo prendere dei giochini per il mio gatto, per Amira, e poi volevo dare un'occhiata da Lululemon. Ho visto delle cose sul sito che mi ispiravano, e poi andiamo al cinema. Forse tappa gelato, e andrò, non so se prenderà il gelato. Comunque, insomma, questa è l'idea.
Allora, mi sono provata questa camicetta, è molto carina, però è forse un po' too much, non lo so, che dice? Che dite? È molto carina, mi piaceva molto i dettagli, il collo è molto bello, e non lo so, però mi pare un pochino too much, che dite? Allora, in questo momento sono da Lululemon, mi voglio provare questo completino, che mi piaceva un sacco, questo qua, fucsia. E poi questo qua, ho trovato questi pantaloni che mi piace il colore e ho preso un top nero e una canottiera, vediamo. Mi sono resa conto che secondo me il top e il pantalone sono di due colori diversi, che dite? Vero? Ci ho messo sopra questo top, è super carino, praticamente a valse, rimane morbido a valse, cioè veramente caruccio. Questo non mi dispiace, carino. Questo è l'altro pantalone, sembra molto scuro, eccolo qua, questo è il colore reale. Non lo so, il reggiseno mi piace più questo forse, e questo qua, questo è un po' scollato, non lo so, che dite? Sono uscita e mi sono presa anche questi da provare, non li avevo visti, erano anche in saldo, mi piacciono impazzire questo tipo di giacchette di Lululemon, ne ho sempre voluta una, non sono proprio cheapissime, però guardate che bello questo colore, adesso provo anche quest'altra, la provo anche in nero. Devo dire che anche questa non mi dispiace, però l'altra è di tessuto più tecnico, questa in più, tipo felpatino. Non è male anche questa comunque. Che dite? Sono indecisa. Piacciono entrambi i colori. Abbiamo accidentalmente prenotato il cinema in questi, non so se notate quest'anno, aveva pure la copertina in questi cosi tipo di lusso. Pure la possibilità di andare indietro, aspetta, vediamo un po' se riesco. Cioè, posso andare indietro? O oh, addirittura la copertina in simile seta. Allora, praticamente abbiamo accidentalmente preso i biglietti per, che vengono chiamati Gold, quindi abbiamo questa sorta di lounge molto carina e stiamo guardando il film. Adesso sono andato un attimo in pausa a fare pipì. Allora, abbiamo appena finito il film e abbiamo scoperto che ha diluviato. Guardate la strada qua, la strada quando... quando è così, cioè quando piove, abbiamo beccato la pioggia, cioè non beccato, abbiamo saltato la pioggia perché eravamo al cinema e adesso guardate tutta la strada allagata. Questo è quello che capita quando piove qua. Guardate, guardate il casino, stanno pompando l'acqua fuori dalle strade. Sera. Allora, noi stiamo andando verso la pizzeria, credo prenderemo della pizza da sport e ce la mangeremo in macchina perché in realtà è tardissimo, io domani mattina ho quella gara di corsa di cui vi parlavo e niente, quindi dobbiamo assolutamente andare là e mangiarci la pizza un po' di corsa perché volevo andare a dormire a un'ora decente perché devo comunque svegliarmi alle 6 di mattina e niente, quindi adesso questo è il piano e credo che poi noi ci si riaggiorni domani. Buongiorno a tutti, allora parlo piano perché Andrea sopra sta ancora dormendo, sono le 6.46, mi sono svegliata alle 6 per fare la corsa, diciamo che devo trovarmi là verso le 7.30 perché la corsa in realtà inizia alle 8, la mia corsa perché io sono nella 5 km, la mia inizia alle 8 invece l'altra inizia alle 7.30 e mi sa che voglio andare là verso le 7.30 così vedo la partenza dei 10 km e niente, quindi io sono già pronta, questo è il mio numerino, mi sono messa questi occhiali da sole che sono tra l'altro tra gli acquisti nuovi che ho fatto mentre ero a Palma, non sono particolarmente belli, devo dire, sono veramente le cose sportive spesso uno deve guardare l'utilità e la comodità e non tanto la bellezza, perché questi occhiali da sole sono orrendi, ragazzi, mi sta malissimo, sono veramente brutti, però sono gli unici che ho trovato che quando mi muovo, cioè ragazzi, anche se li tiro su in testa, che magari non li voglio tenere su, o li metto in viso, non cadono, cioè non si muovono da lì. E poi mi sono anche messa questo, guardate, questo qua che è il braccialetto che ci hanno dato loro e poi che altro, e poi niente, quindi quella maglietta rosa, diciamo che bisogna vestirci di rosa perché appunto è per questa, diciamo, corsa per il cancro al seno, per la ricerca per il cancro al seno, e poi sotto in realtà ho le mie scarpe che in realtà sono azzurre, per cui sarà un po' un mix di colori strano, però vabbè, insomma, ce la facciamo andare bene e niente, io quindi tra una mezz'oretta esco di casa perché voglio andare là, siccome è proprio qua vicino a casa, quindi ci metto letteralmente
Sono sotto i 5 minuti ad arrivare là, così inizio a scaldare anche un po' le gambe e poi ci daranno più o meno un quarto d'ora per scaldarci un po' prima della corsa e poi si parte. Allora, sopravvissuta ai miei primi 5K come corsa, tra l'altro ho corso più veloce rispetto a quello che corro normalmente da sola, perché da sola mi tengo sui 6 minuti 30-40 secondi, invece oggi ho corso praticamente un minuto in meno per chilometro, infatti un po' esagerato, avrei dovuto rallentare probabilmente fin dall'inizio. E niente, tra l'altro ho vinto il premio, uno dei premi che hanno dato per i meglio vestiti, non so esattamente come facessero questa premiazione, in realtà non è stata una premiazione, praticamente quando sono arrivata alla fine una tipa mi ha fermata e mi fa: ah, questo è un premio per i meglio vestiti, e quindi niente, io sono, quindi non so se era un modo gentile di dirmi lascia perdere la corsa e per dirmi guarda lascia fai altro oppure no, vabbè, era una cosa carina, insomma è un quadernetto con una penna. E niente, quindi adesso me ne sto andando a casa sotto il sole cocente, fa un caldo atroce. Allora, mi sono appena fatta la doccia, mi sono cambiata, mi sono messa in, vabbè, tutta sportiva. Sapete che passo praticamente la maggior parte del tempo libero in abbigliamento sportivo durante il weekend. Ve lo faccio vedere perché ieri sono passata da Lululemon e avevano dei saldi. Non sapevo essere dei saldi in questo periodo, quindi vi voglio far vedere cosa ho preso. Ho preso come prima cosa questo, scusate, ho accidentalmente colpito il gatto, questo completo, ve lo faccio vedere poi meglio allo specchio. Un completo di questo colore molto carino, rosino. Ho preso sia reggiseno che leggings lunghi, ho preso i leggings lunghi per una volta. E poi ho preso, non vi dico i prezzi perché tanti prezzi sono alti e sono per l'Arabia Saudita, quindi non ha granché senso. Poi ho preso anche questi, che volevo in realtà prenderne altre, però avevano soltanto queste nella mia taglia e in questo color neutro, nude diciamo, e queste sono semplicemente delle mutande per fare attività sportiva, perché non mi piace allenarmi per esomio con mutande normali, o proprio le mutande per l'attività sportiva che sono di solito senza cuciture, senza niente, perché ho sempre paura che mi diano fastidio e irritazioni. E quindi ho voluto provare queste qua di Lululemon, le ho pagate 60 SAR, che sono comunque 15 euro, quindi non sono proprio pochino. E poi ho preso per la prima volta una giacchetta di Lululemon e me la sono provata su ieri, mi è piaciuto un sacco, ho preso questo colore che era in saldo, non l'ho pagata poco perché costava 315 SAR, che sono 60 euro più o meno, ma ve la volevo far vedere indossata perché è troppo bella. E sì, per questo vlog effettivamente ci sarà un sacco di roba sportiva, me ne rendo conto, ma diciamo che in questo periodo mi sto focalizzando tantissimo su questa cosa, perché dopo aver fatto una pausa di quasi 4 mesi quando mi sono fatta male al piede, mi sono ributtata proprio nell'attività sportiva e sto cercando di recuperare. E comunque ho preso questa felpina, che tra l'altro mi piace un sacco, ha il posto per mettere i pollici, quindi questa me la porterò sicuramente anche in Italia quando tornerò per andare a correre, magari sotto, anziché magari soltanto il reggiseno, metterò magari qualche strato in più. E poi la cosa carina è che ha anche la finestrella per controllare l'Apple Watch, tra l'altro il mio Apple Watch sta facendo qualcosa, non so bene cosa, e molto carina. Poi le taschine qua laterali, poi una cosa che non è da sottovalutare è questa caratteristica della chiusura qui. Praticamente, non so se vedete che ha questo pezzo in più di stoffa qua, così quando chiudete praticamente la parte che sta a contatto con il vostro collo in realtà è coperta da questo pezzo di stoffa, che tra l'altro è tessuto tecnico molto comodo, e quindi praticamente non rischiate che magari andando a correre il vostro collo si graffi perché tocca la, diciamo, la cerniera sotto, perché proprio la cerniera è coperta. Quindi questa cosa qua è una cosa che apprezzo tanto e niente, l'adoro, mi piace un sacco, quindi sicuramente vi vedrete correre in questa quando farà magari un pochino più freddo o quando tornerò in Italia. Niente, io adesso vi saluto perché vado sotto a smangiucchiare qualcosa, perché in realtà dopo questa corsa ho parecchio fame, e tra l'altro mi ha fatto scassare questa cosa, perché ve l'ho già detto, però mi sa che ve ne parlerò altre volte, il fatto di essere stata premiata come tra i meglio vestiti mi ha fatto veramente ridere, perché per la carità non mi aspettavo nessun premio, perché ripeto, visto che ci siamo ne parlo anche un secondino. Partite dal presupposto che io ho sempre odiato la corsa, ho sempre odiato correre, io sono sempre stata una persona
persona sportiva, quindi mi ricordo quando ero più piccola, tipo al liceo, mi veniva abbastanza bene, soprattutto come 100 metrista, e quindi non nella lunga distanza, ero più per una cosa sprint veloce. E ho sempre gareggiato, diciamo, per il liceo, e gareggiavo con altre persone che facevano atletica, ma io non ho mai fatto atletica, e mi ricordo che ero anche abbastanza brava, mi veniva abbastanza bene, ma poi non mi sono mai data alla corsa. Io ho sempre giocato a pallavolo, ho giocato a sprazzi, poi a tennis, e poi negli ultimi anni, praticamente da quando mi sono poi trasferita in Inghilterra, ho iniziato ad essere presa molto bene per l'attività sportiva in palestra, quindi ho iniziato a fare palestra in modo continuativo, anche se anche lì non sono mai stata super costante, perché sapete che comunque mi sposto parecchio, sono venuta qui un periodo, mi sono allenata tanto quando ero a Napoli, avevo una palestra vicino a casa, cercavo di allenarmi comunque, ma non ero più così costante. Poi quando mi sono ritrasferita qua sono tornata ad essere un po' più costante, e poi diciamo che ho sempre dato però la priorità ai miei studi, come anche adesso al mio dottorato, e quindi in realtà non ho mai preso l'attività sportiva così seriamente da poter pensare di fare delle gare o cose di questo genere, a parte, vabbè, pallavolo, perché quella l'ho sempre fatta. Per cui in realtà la corsa è venuta poi fuori durante il lockdown, quindi ho iniziato a corricchiare così, ma tenete conto che per correre intendo fare 1-2 chilometri, perché quello era il massimo che riuscivo a fare all'epoca. Uscivo e mi sono resa conto che mi veniva abbastanza facile, piano, quindi sono una slow runner, devo dirlo, piano, arrivare ai 10 km. Quindi io, iniziando a correre 1-2 km, sono poi arrivata all'improvviso a un certo punto a correre a 10. E mi ricordo una volta di essere arrivata, perché ho calcolato male le distanze, sono arrivata a correre 14. Però sempre, ripeto, con il mio ritmo, quindi molto lento. E praticamente poi ho iniziato a corricchiare così, ma non ho mai fatto caso ai tempi né alla velocità, cioè proprio zero, cioè andavo a correre giusto per muovermi, no? E per liberarmi la mente dal lavoro. E praticamente sono un paio di settimane che mi sono fissata di questa cosa, che vorrei allenarmi per una mezza maratona il prossimo anno. Non l'ho ancora prenotata, perché devo capire, perché vabbè, poi insomma questa è un'altra parentesi, ma il prossimo anno ci saranno un po' di cambiamenti, quindi devo capire quando posso permettermi di prenotarla. Quindi non l'ho ancora prenotata, però ho già cominciato gli allenamenti, e ho cominciato letteralmente gli allenamenti una settimana e mezza fa. Prima mi stavo allenando come mi allenavo normalmente, poi ho proprio acquistato una guida di questa ragazza qua su YouTube, che si chiama Holly B, che praticamente ha una guida apposta per la mezza maratona, e ho iniziato quella, letteralmente ho finito la mia prima settimana oggi, che tra l'altro non sono neanche riuscita a finirla completamente, perché avevo questa corsa, questa gara, diciamo, questa mattina, e quindi non sono riuscita a completare la settimana in modo fatto bene. In più mercoledì sono anche stata poco bene, quindi anziché fare l'allenamento che avevo pianificato, ho fatto shiftare tutto e ho fatto un allenamento di yoga anziché quello che dovevo fare. Insomma, quindi è stata un po' una settimana così, quindi questa prima settimana di allenamento non è neanche stata proprio diciamo splendida, quindi diciamo che mi sono messa in testa questa cosa. Però partiamo dal presupposto che non sono una che corre che le viene facile, non sono alta, non sono super magra, perché questo che noto, una cosa che noto tanto in persone che corrono con tempistiche buone, diciamo, le persone di solito che vincono la maggior parte delle volte sono persone alte e tendenzialmente longiline, magre. Io sono l'esatto opposto di questo, quindi le mie tempistiche sono quello che sono, però lo prendo così ed effettivamente mi sta piacendo, quindi ho iniziato ad appassionarmi di corsa, cioè recentemente. Anche quando ho iniziato durante il lockdown non è che mi piacesse, lo facevo per necessità, perché la palestra era chiusa, non si poteva andare da nessuna parte. L'unica cosa che potevamo fare noi quando c'è stato il lockdown era quello di uscire di casa in certi orari, che di solito tipo erano tarda sera, e per fare una passeggiata, giusto per dare un po', prendere un po' d'aria, e è lì che ho cominciato. Però non è che lo facevo perché mi piaceva, lo facevo per necessità, perché non avevo alternative. E da lì poi pian piano ho iniziato un po', diciamo che, come si dice in italiano? In inglese direi it grew on me, quindi è cresciuto, cioè è una cosa che mi sta piacendo gradualmente, e in questo periodo mi sono un po' appassionata un pochino di più, ho iniziato proprio a applicarmici di più, ma ripeto, si parla di una settimana e mezza in cui ho iniziato a pensare a questa cosa. Quindi in combinazione poi c'è stata questa gara qui, e quindi sono stata anche contenta, perché è stata proprio la mia prima gara, non avevo la minima idea di come funzionasse. In più mi sono resa conto che ho iniziato a correre molto veloce rispetto
a quanto vado di solito. Ho fatto letteralmente tra la mia mio ritmo solito, quindi quando vado a correre da sola, il mio ritmo di oggi c'era un minuto di differenza, quindi ho un po' esagerato, però soprattutto essendo che io sono una che va di solito molto piano, forse questo era un po' too much, però insomma alla fine me la sono cavata e sono sopravvissuta. E tra l'altro ho fatto una cavolata, quindi non so neanche quanto ho fatto esattamente di tempi, perché non ho chiuso il mio Apple Watch nel momento giusto, quando sono alla fine, quando sono arrivata e mi sono messa a bere, a chiacchierare, ho fatto stretching eccetera, e niente, mi sono resa conto che il mio Apple Watch stava ancora correndo, quindi niente, non so neanche le tempistiche che ho fatto, so soltanto che sono arrivata ottava, questo è quello che mi hanno detto, della mia categoria parlo, e niente, quindi vabbè, chiudo questa parentesi perché so che magari non a tutti piace questo argomento dell'attività sportiva, ma sappiate che probabilmente questo argomento verrà diciamo discusso forse un pochino più sovente qui sul canale, proprio perché adesso sta entrando nella mia vita molto più di più rispetto a prima, e quindi può essere che ne parli un pochino, quindi perdonatemi, c'era un po' questo shift, non totale perché non voglio passare da una tematica a un'altra, però ci sarà anche questo argomento soprattutto probabilmente nei miei vlog, quindi non ci saranno video dedicati a questa cosa, ma sarà magari nei miei vlog. Comunque adesso mi tolgo questa perché sto morendo di caldo al momento, e niente, io adesso vado sotto, mangio più qualcosa e niente, mando un bacio e poi ci vediamo dopo con la continuazione di questo vlog. Buonasera a tutti, allora mi sa che questo vlog non l'ho concluso, quindi questa è una sorta di conclusione del vlog precedente, non mi ricordo dove l'ho lasciato, quindi questa è praticamente la Silvia del futuro che si è resa conto di non aver completato il video, e niente, quindi questa è la conclusione, io vi saluto, mando un bacione e ci vediamo al prossimo video.